Giorno del ricordo della strage delle foibe, anche a Burgio, un'importante iniziativa che è stata organizzata con la volontà di commemorare la figura di Francesco Virgadamo di Burgio, guardia di pubblica sicurezza presso la questura di Trieste, catturato il 1 maggio 1945 dai partigiani jugoslavi e gettato nella foiba dell'abisso Plutone di Basovizza insieme a tanti altri italiani. A Francesco Virgadamo è stato conferito pure il premio medesimo alla memoria per il suo estremo sacrificio, riconoscimento che hanno ritirato i suoi più stretti familiari ancora residenti nel piccolo comune sicano. La manifestazione si è tenuta presso la chiesa del convento dei Cappuccini, alla presenza dei sindaci di Burgio Enzo Galifi e di Villafranca Sicula Gaetano Bruccoleri. La manifestazione, preceduta dalla deposizione di una corona di fiori presso la cappella dei defunti del cimitero della cittadina, è stata curata dal Baliato di Santa Maria degli Alemanni dell'Ordine Teutonico, dal Circolo Unione di Burgio, dalla Real Compagnia della Beata Maria Cristina di Savoia, dall'Accademia di Sicilia e dalla Fondazione Thule Cultura. Dopo un momento di riflessione e preghiera condotta dal parroco Don Davide della Corte, sono intervenuti il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'esercito in Sicilia, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e gli storici Giuseppe Crapanzano e Antonino Sala. Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Domenico Sbettini, esule istriano, con Santino Rizza, presidente del Circolo Unione, che ha moderato gli interventi. Vi proponiamo uno stralcio dell'intervento dello storico Nino Sala. E in quel periodo, ovviamente, tante furono le stragi e tante furono anche le sevizie che dovettero subire i nostri compatrioti italiani. Il metodo era aberrante, venivano legati col filo spinato le persone, incatenate l'una all'altra. I titini, i comunisti titini, sparavano alle prime 10, cadevano dentro le foibe, trascinandosi dietro gli altri. Molti rimanevano vivi. Le foibe sono delle insenature carstiche di circa 15 metri, 20 metri. Poi sul fondo c'era una specie di laghetto naturale che con le piogge si creava. Quindi molti annegavano, rimanevano vivi e per essere sicuri di aver compiuto bene il loro dovere come Tito ordinò a Mosca, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, cioè significa il servizio segreto comunista, lanciando pure due bombe a mare. I contadini poi raccontavano che dalle foibe sentivano urlare ancora le persone, perché alcuni rimanevano vivi nonostante questo trattamento, e quindi l'agonia si trascinava per diversi giorni.